soddisfazione per l'evento Caminarte che è riuscito a raccogliere comunque dei fondi per le associazioni dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri in congedo. Sì, siamo rimasti veramente soddisfatti, è stata una bellissima giornata, una giornata con un tempo veramente splendido, abbiamo avuto più di 400 iscritti, bambini, giovani, adulti, anziani, c'è stato un 81enne che ha fatto tutta la corsa, quindi siamo rimasti contenti, soprattutto siamo rimasti contenti dell'incasso che abbiamo avuto, poi alla fine la nostra finalità ultima è quella proprio di poter raccogliere dei soldi per riuscire a darli a donazioni. Quest'anno abbiamo scelto i Vigili del Fuoco di Castellammonte, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Castellammonte e siamo riusciti a dare 1000 euro a ogni associazione. D'altra parte Un Dono per Castellammonte è nato proprio per questo, per organizzare iniziative e per aiutare, quindi a scopo sociale benefico. Sì, adesso come parlavo prima è un anno che abbiamo creato questa associazione, siamo riusciti già a organizzare 4 eventi e in tutti questi siamo riusciti a raccogliere dei soldi che abbiamo donato a varie associazioni, dal Natale alle famiglie bisognose, soprattutto per il momento del Covid. A Pasqua abbiamo raccolto delle uova di Pasqua da dare ai bambini. E con la mostra a luglio per cui siamo riusciti a ricavare dei soldi da dare alla Croce Rossa e quest'ultima a questa Caminarte. Il nostro fine ultimo è proprio quello di cercare di aiutare persone che sono in difficoltà, che hanno bisogno. In questi ultimi anni ce ne sono tante purtroppo. Altre iniziative in programma? Abbiamo ancora, quest'anno siamo ancora in dubbio per Natale, purtroppo la Caminarte è stata spostata rispetto a quello che preventivavamo di un mese e quindi ci troviamo ad avere un po' di problemi a organizzare un'altra per Natale. A breve cerchiamo di valutare un attimo le possibilità e faremo sapere più presto.